Allora, prima introduciamo il fatto che doveva esserci Giovanni Cambiaso, che a sua volta non si è sentito benissimo, comunque era un po' stanco, Sì, stava come Stefano. che doveva intervenire come commento finale, però viene sostituito da Roberto Berrini. Berrini, che quindi lo invito. Sono sempre docenti della scuola, anche Roberto Berrini. Sì. Siamo sempre intercambiabili. E poi sì, effettivamente è giusto che ci sia anche un commento da una collaboratrice, se ho capito bene, di Vanni. Quindi Roberto Berrini, Comincio io allora, sì. io stesso e la collega si chiama. Ada Labanti. Prima di tutto credo che quello che abbiamo sentito oggi possa avere aiutato moltissimo, ma non solo gli allievi delle scuole, ma sto parlando anche dell'aiuto che ho ricevuto io, no? A intravedere, a capire come, no? Una problematica presentata da una persona, quindi da un paziente, no, possa essere vista anche da punti di vista differenti e con modalità differenti, e che quindi c'è ancora da imparare, no, per tutti noi nel momento in cui prestiamo orecchio senza pregiudizi, no, e senza steccati alle modalità presentate dagli altri orientamenti. E io infatti ho colto, insomma, in tutte le presentazioni dei vari casi, no, degli elementi che non sarebbero stati utilizzati da me in questo modo, ma che sicuramente ho apprezzato e che potrei utilizzare, che possono diventare parte del mio bagaglio, insomma, no? E questo credo che sia l'aspetto importante. E questo lo cogliamo soprattutto nelle differenze tra i vari approcci, no? E quindi sappiamo come scuola sistemica da Gregory Bateson che è la differenza, no? Che favorisce il cambiamento. E quindi, no, a maggior ragione, perché non cogliere e utilizzare le differenze che possiamo trovare a livello di approcci interdisciplinari di questo tipo? Non sarebbe certo una cosa contraria appunto a nessun tipo di orientamento e di impostazione. E prima di parlare delle differenze, però, volevo mettere anche in evidenza alcuni aspetti comuni, di cui magari si è già parlato, che sono già emersi anche dalla discussione dei colleghi precedentemente. E uno di cui però magari si è un po' meno parlato, che è rimasto un po' sotto traccia, ma era quasi implicito, è il fatto che in fondo tutti questi approcci, con questi casi presentati, tutti molto diversi l'uno dall'altro, avevano in comune comunque dei riferimenti diagnostici, no? Che rappresentano un patrimonio culturale che uniforma, no? In fondo, una prima visione del paziente. Quindi abbiamo visto un disturbo depressivo, poi declinato soprattutto sul versante della personalità ossessiva, abbiamo visto ultimamente il disturbo psicotico, abbiamo visto come, no, ci fossero degli elementi di emergente narcisismo nell'adolescente presentato da Vanni. Ecco, e qua in questo caso tutti facciamo riferimento alle stesse categorie, utilizziamo le stesse parole per descrivere la diagnosi. Questo credo che non vada sottovalutato perché in fondo il conflitto fra diagnosi psichiatrica e intervento psicoterapeutico è un conflitto di vecchia data. E spesso, no, ostacola anche la prosecuzione terapeutica di un caso.
Quindi in questo senso credo che sia molto importante che un'integrazione, un'unificazione, una pacificazione venga portata anche tra quello che è l'utilizzo, no, delle categorie diagnostiche tradizionali psichiatriche e l'intervento psicoterapeutico che ne segue. E questo credo che sia un elemento che tutti gli interventi che hanno preceduto hanno dato per implicito, per acquisito ormai. Nello specifico devo dire che mi è molto piaciuto il modo anche di Sandra Sassarodi di esprimere la sua paura per avere sbagliato diagnosi, insomma, no? perché poi dopo diagnosticare è anche questo, cioè considerarsi all'interno di un processo che non finisce, no, con il primo approccio del paziente, ma che prosegue, no, nell'evoluzione del trattamento terapeutico, e quindi anche la diagnosi, l'etichetta famosa diagnostica, in realtà è qualcosa che evolve nel tempo mano a mano che conosciamo il paziente. E questo credo che sia un aspetto condiviso, no, da tutti, in questa, come abbiamo visto in questa sede. Un altro aspetto che mi sembra vada tenuto presente è il fatto che comunque molta parte, no, della problematica della fase consultativa veniva messo in gioco nella dimensione del qui ed ora, cioè come tutti e tre gli approcci possono convergere nella dimensione del qui ed ora, cioè del cosa fare, no, in quel momento per quel paziente che presenta un determinato tipo di manifestazione, di organizzazione della sua sofferenza. E in questo caso, diciamo, forse gli elementi e i punti comuni possono presentare anche delle differenze importanti, interessanti, anche se tutto sommato sempre in un possibile dialogo tra di loro. Come abbiamo visto che il modo di gestire il qui ed ora nell'intervento cognitivista era anche molto centrato, no, sulla componente funzionalistica. Cerchiamo di, no, fare quello che funziona meglio, quello che si ritiene funzioni meglio. Allora, per esempio, la rimuginazione viene, no, in qualche modo decentrata, delocalizzata, per poter permettere alla persona di stare meglio senza badare al contenuto delle rimuginazioni, senza cercare di stabilire connessioni tra il sintomo e la storia relazionale, per esempio, del paziente. Mentre invece nell'intervento di Vanni, dell'adolescente, abbiamo visto come il modo di affrontare il tempo della terapia e dell'evoluzione, insomma, no, della vita dei pazienti fosse un aspetto decisamente importante, insomma, no? Quindi con un approccio che tiene conto, no, molto rispettoso dei tempi di assimilazione e di evoluzione della famiglia per poter in qualche modo arrivare a quello stato critico che può poi permettere e favorire il cambiamento. E te abbiamo visto nell'approccio di Anna Maria Sorrentino come al contrario il qui ed ora veniva molto, no, visto e interpretato alla luce, no, della storia trigenerazionale della famiglia, quindi un qui ed ora molto informato dal passato. No? Quindi, sicuramente, quindi questi sono elementi e aspetti che differenziano, che caratterizzano, no, gli approcci che abbiamo sentito. Poi probabilmente ce ne sono tanti altri, adesso evidentemente sto dando un po' delle impressioni rapide, e su questi credo appunto che tutti noi abbiamo da imparare dagli approcci che abbiamo sentito dagli altri, e questo mi sembra che sia la lezione fondamentale da recuperare da questa giornata molto, molto bella, molto positiva. E io adesso passerei volentieri la parola ai... Alcune impressioni sulla giornata di oggi. Intanto è la seconda volta in quest'anno che mi capita di essere all'interno di un convegno in cui ci sono diversi approcci che si confrontano e si parlano e si capiscono e tutto sommato si intendono rispetto a certe cose. E mi sembra una cosa
estremamente interessante, anche perché sono di quelle occasioni in cui si ha l'opportunità di vedere qual è la rappresentazione che gli altri hanno di noi e quindi di arricchirla, magari un pochino complessificarla, se non addirittura correggerla. Sull'onda di questo, ad esempio, una cosa che notavo, che mi faceva un po' sorridere, è che nei tre interventi, nei tre relatori di oggi, le uniche due persone che hanno parlato di concetti psicoanalitici come l'oggetto transizionale e l'attaccamento erano la collega sistemica e la collega cognitivo-comportamentale, cioè il dottor Vanni, che è lo psicodinamico, non ne ha parlato. Questa mi sembra una cosa interessante. Quindi forse ci sono dei concetti che sono un po' ormai appannaggio trasversalmente di vari approcci teorici, perché sono un po', come dire, un patrimonio dell'umanità, della conoscenza dell'essere umano, naturalmente poi declinato in una prospettiva metodologica e tecnica di dispositivo terapeutico profondamente piuttosto diversa. Venendo al dispositivo terapeutico, visto che si parlava di diagnostica e progettazione di intervento, io pensavo, mentre ascoltavo il caso di cui parlava Fabio Vanni, pensavo che quando si fa un intervento con un adolescente, molto spesso, o comunque sarebbe auspicabile che fosse molto spesso, se non quasi sempre, sarebbe bene adottare un'ottica tipo quella che è stata descritta oggi, quindi con una consultazione che sia molto capace di tenere insieme vari elementi del contesto dentro cui ad esempio il paziente adolescente si muove. Già andando verso il giovane adulto, non direi più che è una scelta che si fa sempre, è una scelta che secondo me, e qui denuncio il mio essere psicodinamica, non necessariamente, ecco, allargherei sempre a tutti gli altri attori, diciamo così, del contesto relazionale del paziente giovane adulto. E ancor meno lo farei con un paziente adulto, no? Quindi quello che si è detto stamattina e che può fare, e anche oggi pomeriggio, e che può far sembrare, no, in realtà è vero, insomma, costituisce un elemento di contatto con quello che sono gli altri due approcci che abbiamo visto, cioè questa possibilità di leggere un contesto arricchendolo anche di altri suoi attori. Nella psicoterapia di un adulto, nel nostro approccio, non è detto che venga utilizzato, no? Quindi quello che noi abbiamo visto oggi era la consultazione con l'adolescente nel nostro approccio. Quindi, mentre invece, ad esempio, nella terapia, nell'approccio sistemico, mi sembra che sia appunto utilizzato con pazienti di qualsiasi età, nel nostro ambito non lo è. Un'altra cosa che notavo è, intanto che solo alla fine ho sentito parlare di quella che è la risposta emotiva del terapeuta, che per noi è un elemento diagnostico e clinico importante, cioè è uno di quegli elementi che ci consentono di fare una formulazione di un'ipotesi di funzionamento sulla persona che abbiamo di fronte e che è un caposaldo, insomma, di un approccio psicodinamico. E così come solo appunto alla fine, in coda appunto a questi interventi, si cominciava un po' a prefigurare l'idea che fosse necessario, e per il nostro approccio è fondamentale, che la terapia abbia come scopo anche quella che il soggetto o tutti gli elementi del sistema sappiano farsene qualcosa del loro funzionare in quel modo, sappiano assumersi quello che si è scoperto attraverso la terapia e dirsi in che modo questo li riguarda, in che modo questo dice loro qualcosa sul loro funzionamento e quindi che cosa possono farsene di questo. E questo sicuramente
è un altro degli elementi che forse un po' ci differenzia rispetto, o perlomeno insomma non si è parlato di questo aspetto, quindi magari non ci differenzia, però per me è un elemento molto chiaro. Un'ultima cosa, pensavo a proposito del potersi smarcare rispetto delle diagnosi psichiatriche, pensavo che così come c'è la cimentabilità di un terapeuta rispetto al presa in carico di un certo tipo di pazienti, così ci può essere una specie di cimentabilità del giovane terapeuta che può arrivare a legittimarsi un potersi smarcare da una diagnosi psichiatrica e farsi una propria idea con una lettura che non sia necessariamente di tipo psichiatrico. E questo è possibile anche se il terapeuta è un giovane terapeuta, se si legge il fenomeno con una profonda conoscenza teorica, quindi del come la nostra teoria ci dice di leggere quel fenomeno. Quindi se io conosco bene la mia teoria e l'ho fatta mia, posso legittimarmi una visione che arricchisca perlomeno la mia osservazione del paziente, di un'osservazione che non sposi necessariamente la diagnosi di tipo psichiatrico, ma che lo veda, lo legga in un altro modo. E questo credo che sia importante, cioè ci comincia a essere una legittimazione sempre più grande di uno sguardo che sia psicoterapeutico, psicologico e non necessariamente soltanto psichiatrico. E basta, per il momento mi fermo, sennò poi dopo incorro nelle ire del CER. No, abbiamo anzi ancora tantissimo tempo. Faccio un commento. Anche io penso che c'è stato un tentativo di capirsi tra approcci diversi. Forse per questo c'è stata una sorta di economia nell'utilizzare linguaggi troppo tecnici specifici per riuscire a capirsi. Però è stato interessante vedere i momenti in cui sono emersi questi momenti di gergo, proprio, ed ha ragione la collega a notare che ancora una volta, forse per lo sforzo di avvicinamento, sono stati ognuno si è sforzato di utilizzare termini di altri paradigmi. Per esempio, comincerei con Vanni, che ha utilizzato il termine di funzioni. Questo è veramente interessante, in una maniera poi, devo dire, molto simile a quella cognitiva e metacognitiva, parlando del rimuginio della paziente ossessiva di Sandra, in cui si chiedeva: ma voi questo rimuginio vi limitate a eliminarlo oppure cercate di capirne la funzione? Mentre ascoltavo la parola funzione mi chiedevo, chissà se usa la parola funzione nella stessa maniera in cui la intendiamo noi. Quando poi lui si è spiegato, cioè chiedete al paziente ma questo rimuginio a cosa ti serve, devo dire che il termine è proprio simile se non uguale alla funzione cognitiva, anzi addirittura Vanni si è spinto ancora più in là, avvicinandosi al cuore del cognitivismo ancora di più, quando ha detto: a me poi non interessa tanto la funzione in rapporto alla storia personale, al passato, ma alla funzione nel presente. Quindi addirittura ha detto: beh, addirittura adesso è più cognitivista di noi. Ed effettivamente questa è la concezione del rimuginio, non come in realtà come una funzione, ma come una funzione degenerata delle capacità di riflessione, di attenzione, della funzione esecutiva della mente nel presente, in cui può diventare un sintomo il vantaggio che ha la mente umana di riflettere su se stessa e sulle minacce e di concentrare tutto lo sforzo mentale su di essa per risolvere il problema, può diventare, se applicato agli stati emotivi, invece che una risorsa, può diventare un danno, in quanto che gli stati emotivi, più che essere risolti come problemi razionali, vanno un po' lasciati lì. Quindi l'eccesso di riflessione
può diventare un sintomo appunto ossessivo. Come spesso diciamo ai pazienti, questo modo di ragionare può andare bene quando lei deve affrontare un problema sul lavoro, ma un po' meno bene quando lei deve affrontare uno stato emotivo. E quindi poi passiamo a qualcosa che dovrebbe essere poi specifico del cognitivismo, cioè gli esercizi. Alcuni esercizi in cui si addestra il paziente a posizionare la sua mente in maniera non rimuginativa, ma di non reattività, attenta e curiosa a tutto quello che accade nella mente, senza fissarsi su un unico oggetto. Questo poi potrebbe somigliare molto a questo tipo di approccio che noi chiamiamo funzionalismo, che privilegia le parti, ma Sandra mi ucciderebbe, non sarebbe molto d'accordo, privilegia le funzioni coscienti, non è poi assente dalla psicanalisi se noi pensiamo alla corrente della psicologia dell'io, in cui appunto erano privilegiate e valorizzate le funzioni, com'è che si dice esattamente, sicuramente la mia terminologia non sarà esatta, comunque le funzioni sane dell'io, se non erro. Spero che le parole siano più o meno quelle di Lowenthal, Hartmann o il contrario. Ed è anche interessante pensare che Aaron Beck, il fondatore del cognitivismo clinico, si formò, ebbe una formazione psicoanalitica all'interno della psicologia dell'io americana. Quindi c'è questo momento in cui... La domanda che farei nel commento finale a Vanni e alla collega è: quindi va bene, colpisce molto che voi valorizziate le funzioni attive e non passive. Ci chiediamo quindi che rapporto c'è tra queste funzioni e la relazione, visto che voi vi definite psicanalisti relazionali, se non erriamo, ci piacerebbe capire, perché invece all'interno del cognitivismo la relazione può avere la sua funzione di buona pratica. Tuttavia siamo almeno alcuni di noi, poi dipende dal tipo di cognitivisti che siamo, alcuni di noi sono un po' diffidenti nell'accentuare eccessivamente, nel dare una funzione che noi temiamo possa essere magica alla relazione, in cui la guarigione o comunque il miglioramento non avviene attraverso il potenziamento delle funzioni attive e coscienti, ma attraverso un'esperienza, l'esperienza sicuramente è importante anche per noi, però un'esperienza che in qualche modo potrebbe rischiare di essere passiva, di compenso, però non so se questa è la posizione della psicanalisi relazionale, in cui la psicopatologia non è una funzione usata male, ma è qualcosa che si è rotto, un deficit, una mancanza che ha la sua base nella storia personale sicuramente e che va compensata in qualche modo affettivamente, che a sua volta ci trova molto d'accordo. E non è nemmeno detto che questo sia assente dal cognitivismo, anzi, sia il cognitivismo romano, così per dire, quello di Semerari e di Maggio, sia un'altra corrente, questa americano-olandese, la cosiddetta schema therapy, teorizza esplicitamente la relazione come momento di accoglimento e di reparenting, sia pure limitato, non eccessivo, però comunque reparenting, che vuol dire per noi che le funzioni che si sono in qualche modo danneggiate non vengono tra virgolette riaggiustate, scusate il termine poco tecnico, attraverso una promozione delle funzioni coscienti attive, ma attraverso un ricompenso relazionale affettivo. Almeno così è questa più o meno è la posizione dei nostri colleghi cognitivisti, a me se non concesso che noi l'abbiamo capita, io e Sandra, perché oramai anche tra noi cognitivisti ci stiamo un po' separando dal punto di vista teorico e non sempre siamo sicuri di avere capito cosa dicono i nostri colleghi. Va bene, questo per quanto riguarda le funzioni. La collega Anna Maria invece ha usato spesso il termine mentalizzazione, che anch'esso è molto simile
mentalizzazione da dove arriva? Arriva dal cognitivismo o arriva da Fonaghi, che è uno psicanalista? Poi a mia volta io, oltre a essere cognitivista, ho fatto due livelli del corso di Fonaghi, quindi ho ascoltato bene il suo modello, spero di averlo capito, anche se non è sempre facile, anzi oramai il livello di specializzazione si sta accentuando sempre di più e sempre di più è chiaro che conoscere un modello purtroppo non significa più semplicemente leggere un libro, ma starci dentro nel profondo e esercitarlo. Comunque ho fatto due livelli del corso di Fonaghi e mi ha colpito molto, ancora una volta, questa mentalizzazione di Fonaghi è una funzione esecutiva attiva che mi sembra quasi più cognitivista che a volte psicodinamica, tant'è vero che devo dire che durante i due livelli del corso lui fu contestato a volte anche abbastanza pesantemente da colleghi, soprattutto tedeschi, non inglesi, che gli avevano rimproverato che così lui stava rinunciando a tutto il ruolo del transfert, dell'inconscio e dell'Edipo. Insomma, tutte quelle funzioni mentali che non fanno parte della coscienza esecutiva, quella su cui lavora invece il cognitivismo. Il commento che chiedo a Anna Maria e a Roberto è quindi come anche voi utilizzate il concetto di mentalizzazione all'interno, credo, dei sistemi, non so se sono relazionali i vostri sistemi, ecco, è difficile mantenere una buona... Questa è la seconda osservazione. La terza e ultima era che nel nostro sviluppo lo stesso cognitivismo non è sempre così, come già ho accennato parlando di Seminario di Maggio, così puro nel valorizzare solo le forze della coscienza. In realtà anche Beck, quando diceva che a sua volta la forza della coscienza dipende da pensieri buoni, la stava un po' sottomettendo a questi pensieri, tra virgolette, razionali. Vi diciamo così, Sandra ha accennato a questi ultimi sviluppi metacognitivi in cui la capacità di utilizzare la coscienza attiva viene resa talmente indipendente da staccarla addirittura dal contenuto dei pensieri e teorizzarla come funzione in sé. Infatti l'ultimo sviluppo metacognitivo dice: tu puoi utilizzare la tua attenzione prima ancora di aver pensato i pensieri razionali, semplicemente accorgendoti di essere completamente libero di spostare il tuo focus attentivo dove vuoi. Questa è una forma estrema di valorizzazione delle, diciamo così, delle forze attive della mente. E dall'altra parte, chiudo così, ci sono invece a noi, sempre nel cognitivismo, i modelli che invece valorizzano una funzione sempre più passiva, e in questo senso qualche volta noi siamo un po' diffidenti verso il termine di dissociazione, non nel senso che ne neghiamo l'esistenza, solo che ci chiediamo se per noi, per Sandra e per me, la dissociazione è una variabile di esito, quindi viene alla fine di un processo psicopatologico. Per questo, per me, Sandra, non sempre è estremamente utile ragionarci sopra, perché se alla fine, non all'inizio, non è qualcosa su cui si agisce primariamente. Con questo non vogliamo dire che siamo sicuri di avere ragione, però temiamo che in questa maniera, ancora una volta, si valorizzino troppo le componenti di danneggiamento passivo della mente, in cui la mente può essere curata non promuovendo le sue stesse funzioni mentali, ma dando dei compensi che in fondo non sono proprio quelli chimici farmacologici, ma sono di tipo appunto relazionale, affettivo, che forse, anzi sicuramente ci sono, però tra l'altro ci sembrano più difficili da maneggiare, meno controllabili, quindi più a rischio di aleatorietà e meno in qualche modo forse per noi promettenti, nel senso che è più difficile poi teorizzare in che modo agendo lì possiamo veramente trovare degli incrementi di efficacia. Spero di essere stato
sufficientemente chiaro, forse non ci sono riuscito, però questo è il mio commento. Grazie per l'attenzione. Se qualcuno ha voglia di ulteriormente reagire a questi miei pensieri, abbiamo a disposizione, torno a fare il chairman, ancora ben tre quarti d'ora per stare qua. Beh, sono delle domande dense. Sì. La prima l'ha fatta te, però. Vabbè, no, cercherò di essere piuttosto sintetica. Quando noi parliamo, immagino, poi ce lo dirà lui che cosa intendeva, io vi dico cosa intendo io quando parlo di funzioni, e parlo né di funzioni dell'io né di funzioni esecutive, tantomeno, ma di funzioni nel senso di funzionalità. Cioè, nella nostra impostazione il soggetto è un soggetto che è attivo fin dal primo momento della sua interazione con il mondo e quindi fin dal primo momento se ne fa qualche cosa di quello che gli sta accadendo ad un livello reattivo, ad un livello di elaborazione, ad un livello conscio, ad un livello inconscio. Quindi funzionalità nel senso di cercare di capire a che cosa serve quello che sta accadendo al paziente, cioè che, in che modo le cose che gli accadono ci dicono qualche cosa del funzionamento di quel paziente. Se gli accadono c'è un perché, c'è una funzionalità in questo funzionamento, perdonatemi l'impiccio di parole. Quindi la funzionalità può essere quasi sempre inconsapevole, quindi una funzionalità inconscia, può essere più facilmente svelata attraverso la relazione, quindi la lettura, prima il collega nominava il controtransfer, la lettura di ciò che si attiva nella relazione con il terapeuta. Questo nell'ambito di una, come dire, terapia, non di una consultazione come quella che descrivevamo stamattina, ecco, perché quella casomai poi la integrerà il collega, dico una cosa un po' più, come dire, in generale, un'impostazione più in generale. E quindi questa funzionalità può essere appunto scoperta, svelata attraverso l'interazione con il terapeuta ed è una delle funzioni importanti della terapia, aiutare la persona a comprendere quali sono il perché di accadimenti che lo riguardano, perché ciò che riguarda il paziente è in qualche modo anche funzione del prodotto della mente, della relazionalità del paziente. Quindi la relazione serve in questo senso sia perché è l'attivatore di certi funzionamenti, sia perché attraverso la rilettura della relazione, ad esempio quella con il terapeuta, si può arrivare a comprendere anche attraverso quella risposta emotiva del terapeuta che dicevamo prima, si può arrivare a comprendere qualche cosa sulla funzionalità che il paziente esprime attraverso questo stare in relazione in un certo modo o con parti di se stesso o con il proprio ambiente o con il terapeuta stesso. Ma per quanto riguarda invece la domanda fatta a chi lavora con i familiari presenti in seduta, quindi si suppone che si lavori su una relazione, io sì, farei questa premessa. È vero che oggi il discorso scientifico, neuroscientifico, le scienze cognitive stanno puntando molto, no, sulla coscienza e diciamo così, l'inconscio come termine sta anche diventando un po' più desueto, magari un po' modificato in termini di inconsapevole, insomma, ecco, no? Sotto traccia, non ancora emerso, ma comunque sempre, no? Parte di uno stesso sistema. Ed è vero che quindi certamente qualsiasi tipo di cambiamento, se poi dopo non è attivato dalla consapevolezza del paziente, difficilmente, insomma, credo, no? Possa essere ritenuto un cambiamento effettivo. E quindi, se poi dopo facciamo riferimento al video che abbiamo guardato con i familiari, mi sembra che l'intervento di Matteo Servini e Stefano Cirillo lavorasse molto, no, sulla consapevolezza dei pazienti. Non è che lì si stesse facendo delle interpretazioni
sul quelle che potevano essere appunto magari degli agiti o delle simbolizzazioni del paziente, ma semplicemente no, un tentativo no, di stimolare una rilettura della storia personale, ma proprio con l'aiuto della coscienza del paziente, con la coscienza di quello che lui quindi conosceva di se stesso. Però nello stesso tempo nel nostro approccio riteniamo che si possa lavorare con la coscienza del paziente, stabilire un'alleanza no, fra menti coscienti, nel momento in cui il paziente si sente al sicuro, no? E quindi nel momento in cui si è stabilita, diciamo così, una relazione tra il sistema terapeutico e il sistema familiare o anche il paziente individuale, insomma, a seconda del formato che sia con cui si ha a che fare, che permette in qualche modo di stabilire una sensazione di sicurezza e di fiducia. Allora a quel punto probabilmente il paziente si sente in grado di lavorare no? Coscientemente o mettere, diciamo così, in rete la sua mente cosciente con quella del paziente. Quello che quindi diciamo che ci deve essere forse un lavoro preliminare in cui entra molto in gioco, certo non sappiamo misurarla, però una componente di relazionalità implicita, potremmo dire che forse in una prima fase si dialoga con il paziente anche attraverso la propria corporeità o se vogliamo attraverso la connessione dei due emisferi destri, insomma, no? Per dirle in termini neuroscientifici, e poi forse dopo in un secondo tempo allora ci può essere anche un passaggio di informazioni no? Sul piano della verbalizzazione cosciente, del riconoscimento effettivo no? Di una storia per esempio molto difficile come può essere stata quella che abbiamo sentito da parte del papà di questa paziente, in questo senso. Va bene, sì, mi sembra che chiudiamo quindi sottolineando un minimo più le differenze dopo il momento ecumenico, infatti ancora una volta forse il punto di maggiore separazione è forse sul concetto di relazione di transfert, che almeno per alcuni cognitivisti, poi ce ne sono altri che lo stanno usando in maniera molto massiccia, ripeto ancora seminario di maggio, per altri come noi la reazione emotiva ed affettiva del terapeuta è sicuramente importante, però in realtà per noi non tanto per conoscere il paziente, per noi l'emozione purtroppo non ci dice, secondo noi, poi magari ci sbagliamo, l'emozione non ci dice nulla dell'altro. L'emozione semmai per la psicologia cognitiva è connessa con l'azione e col comportamento, non con la conoscenza. Quindi una emozione non mi sta dicendo qualcosa dell'altro, semmai mi sta dicendo quanto io sono disposto a capire l'altro e anche a tollerare molto dall'altro. Quindi quando sento una buona reazione di pancia verso l'altro per un cognitivista, io non sto capendo che l'altro è buono, semmai sto capendo che io sono disposto a farmi fare molto male dall'altro. Poi magari voi mi direte, ma in realtà anche noi pensiamo questo, quindi ancora una volta. Però vorrei dire, le emozioni per noi non ci servono a capire l'altro, ma a capire semmai noi stessi. E può essere pericoloso illudersi che le emozioni ci aiutino a conoscere gli altri. Forse tanti casi di femminicidio sono appunto legati a questa illusione che una buona emozione d'amore mi serve a capire che l'altro è buono, mentre in realtà una buona emozione d'amore mi sta solo dicendo che io dall'altro sono disposto a accettare tutto, mentre solo la ragione nei suoi limiti a sua volta abbastanza pesanti mi farebbe capire che l'altro forse non è proprio una persona buona. Comunque però le emozioni anche etimologicamente non sono distante dall'azione, no? Perché no, appunto, sempre per noi sono azione. Mm-mm. No, poi sicuramente senza l'emozione d'amore non puoi avere una relazione appunto con un altro che sarà anche buono, la ragione me lo dice, ma mi dispiace, non sono innamorata, e quindi non possiamo stare insieme, rimaniamo amici. Stessa cosa possiamo dire di noi, insomma.
Sì, però sicuramente ascoltando che cosa mi si muove nella relazione con l'altro, io capisco qualche cosa di me e del modo che ha l'altro di stare in relazione con me. Cioè una percezione di un clima che si attiva quando due menti si incontrano. Va bene, per noi è più, mi serve a capire quanto sono disposto a capire l'altro. Poi l'altro com'è, per noi è più un mistero, vabbè comunque. Va bene. Se ci sono ultimissimi commenti, va bene. Gli scoccioli. Ma comunque chi ha voluto andarsene se n'è già andato. Sì, esatto. E allora ci salutiamo. Grazie. Possiamo chiudere, grazie.